già le mani, ci vediamo dopo questa. Stai così, la passione sono lo stimolo per questa manifestazione incredibile. Parliamo della seconda edizione delle Olimpiadi dell'Inclusione dedicate ai ragazzi con disabilità intellettiva. Tutto questo si svolge nel bellissimo scenario dei Monti Sibillini, nella stupenda città di Norcia. Siamo ospiti presso l'hotel Salicone della famiglia Bianconi e tutto questo è patrocinato dall'Associazione Il Gabbiano di Mario Loguercio. Sentiamo che cosa ci ha detto. Mario, cos'è che ti spinge a promuovere un evento così bello, così pieno di passione, così pieno di speranza, di rendere anche far divertire questi ragazzi? Giustamente come diceva, è la passione la prima cosa, perché il calcio è la passione di tutti. Poi lo sport ho visto che in questi anni è qualcosa di importante per loro, che li rende attivi, partecipi. Li fa uscire dai servizi, diciamo, stanno in mezzo alla gente. Tu di cosa ti occupi, Mario? Io sono un infermiere nel CSM di Via La Blaghe 4 a Roma, presso l'ASL Roma. Mi occupo di seguire i pazienti a domicilio, di organizzare, di fare anche cliniche con loro, di seguirli a domicilio con le famiglie, tutto quello che fa un infermiere, poi terapie, qualsiasi cosa. Quindi tu di questi ragazzi li conosci benissimo perché ci sei durante il giorno sempre, quindi li accompagni. Certo, io li vedo arrivare, che vengono a chiedere aiuto e poi mano a mano, come guardo un ragazzo sia fisicamente, subito lo indirizzo verso il calcio e lì è l'aggancio fondamentale per il servizio pure. Oltre al calcio però ci sono altri eventi sportivi in questa manifestazione? Sì, c'è la pallavolo. Abbiamo fatto un torneo di bocce, il tennis, nuoto, poi l'altra sera abbiamo organizzato giochi tradizionali, diciamo come tutti i giochi vecchi che facevano il tiro alla fune, la rucola, le freccette, proprio nella piazza San Benedetto. Ma io ho visto già da ieri questi ragazzi si divertono, cioè hanno sempre il sorriso, questo anche grazie al lavoro che tu e tutti i volontari, i tuoi amici state facendo. Sì, sì, loro quando stanno con noi si divertono sempre, noi cerchiamo sempre di promuovere, di incentivarli, di scuoterli un po' più che altro, perché questi tipi di pazienti cercano di stare sempre un po' isolati, perciò li facciamo stare sempre in mezzo a noi. L'obiettivo per il futuro quale sarà? Beh, la nostra soddisfazione è vederli inseriti nella società, che trovano un lavoro, anche se ahimè oggi è un po' difficile, che hanno una gestione personale serena per loro, per la loro famiglia. Quindi questa è la cosa più importante, perché anche questo li può aiutare? Beh, certamente, poi il gioco del calcio è uno sport, diciamo, però la cosa più importante è che si inseriscono nella società. Senza problemi. Devo dire che in effetti in questo mondo dove, sai, ci sono tanti interessi, tante cose fatte in un modo diverso, vederti e vedere quello che fai, quello che fate con il sorriso, sempre con quest'aria felice, è veramente molto molto incoraggiante. Sì, sì, no, questo io ci metto il cuore e la passione, perché da piccolo giocavo a pallone, sono innamorato del calcio, di tutti gli sport, per cui quando vedo loro contenti, sorridenti, felici come ieri sera, per me è una soddisfazione. Grazie Mario. Prego, grazie a voi. Marcello, tu sei il volontario, uno dei volontari delle Olimpiadi dell'Inclusione. Perché, come mai ti sei avvicinato a questa manifestazione? Beh, io cerco di portare la mia esperienza di padre di un ragazzo con disagio psichico, un disturbo bipolare da trauma da parto, e siccome sono convinto che un lavoro riabilitativo maggiore va fatto sui genitori, perché specialmente noi al sud abbiamo questa difficoltà a esporre i figli con disagio e solitamente nascosti per vergogna, e quindi offro la mia esperienza a questo gruppo di genitori e ogni martedì ai ragazzi
perché sono convinto che il gioco è un ottimo mezzo di riabilitazione, così diciamo, fa tornare tutti noi bambini, no? E quindi tutti siamo uguali e scompare per un'ora, due, tutte le difficoltà che purtroppo sono enormi. Beh, direi che questo è un grande lavoro che tu fai, quindi devi assolutamente continuare. Si vede la gioia e l'allegria, ce l'hai sul viso, quindi... I risultati ottenuti su Andrea, su mio figlio, mi hanno spronato a percorrere ancora più dentro queste difficoltà. E devo dire, se si ha il coraggio di farsi aiutare, i risultati sono eccellenti. Non ti fa superare. Io sono Moretti volontario, sono nato ad Albano Laziale, provincia di Roma, e sono venuto a fare il torneo con l'Evergreen in questa località Norcia. Ci troviamo bene, anche se siamo un po', non tanto contenti, che abbiamo perso quasi tutte le partite, quindi... bisogna provarci. Sì, siamo stati ripescati e oggi pure abbiamo un'altra volta preso una sconfitta, però l'importante è partecipare, quindi... Certo. Tento di stare qui. E tu chi sei? Sono Enrico Iozzino, sono di Grottaferrata e sono dell'Evergreen. Beh, bello, io ho giocato a ping pong, tutti questi sport, mi sono divertito lo stesso, anche se ho perso, lo so, biliardino ho vinto e mi trovo bene. Come sai, l'importante è provarci, poi magari la prossima volta vincete. Sì, è vero, ogni volta è importante partecipare a qualsiasi tipo di manifestazione, come abbiamo fatto l'altro giorno a Norcia, e quindi siamo stati abbastanza contenti di questa cosa. Bene, bene, allora continuate così, ragazzi. Grazie, la saluto, arrivederla. Grazie a voi. Arrivederci.